Cari fratelli e sorelle, il mio saluto va a tutti voi che siete qui convenuti per partecipare alla preghiera di Cristo al Padre in occasione del primo anniversario della salita al cielo di colui che è stato il vostro arcivescovo, il cardinale Carlo Caffarra. Tra tutti voi desidero innanzitutto salutare e ringraziare Monsignor Matteo Zuppi per avermi invitato a tenere l'omelia durante questa celebrazione eucaristica. Riconoscendo in questo modo il legame particolare che ha unito per 40 anni la mia persona a quella del Cardinale, in un rapporto vissuto da me sempre in modo diseguale. Lui era il maestro, io il discepolo, e nello stesso tempo come una profondissima amicizia che ci rendeva fratelli e collaboratori nell'opera di Dio. Assieme all'arcivescovo Zuppi saluto tutti i fratelli nell'Episcopato e nel Presbiterato qui presenti, ma in particolar modo e con particolare affetto i familiari di Don Carlo. La prima ragione per cui si prega per un defunto è il riconoscimento della nostra comune fragilità. Ogni persona, quando si presenta al cospetto di Dio, ha bisogno di avvocati, di difensori delle preghiere del popolo cristiano, affinché la luce del Padre bruci tutte le sue impurità e la renda degna di vivere pienamente trasparente e luminosa al cospetto di Dio. Il primo dovere che nasce da un'amicizia e da una figliolanza è quello della preghiera. Chi vi parla desidererebbe che alla sua morte il suo popolo sentisse la gioia di offrire delle sante messe per lui. Questa è la prima ragione per cui sono qui e per cui siamo qui, per pregare affinché Don Carlo sia purificato e possa godere pienamente da subito la luminosità di Dio. La seconda ragione della nostra preghiera nasce dal profondo convincimento che chi è morto in realtà è vivo. Anche se il suo corpo si va disfacendo, come ha scritto San Paolo ai Corinti, la sua vita continua in attesa del nuovo corpo glorioso che presto gli verrà concesso dal Padre, a partecipazione del corpo risorto di Cristo. Il nostro dialogo con coloro che sono invisibili ma non assenti è una delle esperienze più belle e confortanti della vita. Ne siamo sicuri. I nostri cari defunti che sono in cielo intervengono presso il trono di Dio. A loro volta pregano per noi, ci sostengono e ci aiutano nei momenti difficili. È questa una delle avventure più consolanti della mia vita di settantenne. Un dialogo che tesse un filo di conversazione tra coloro che vivono con me e coloro che a lungo hanno vissuto in mia compagnia, ma sono già ora nella dimensione dell'Eterno. Come è consolante per tutti noi entrare in quella giusta dimensione della vita che la fede ci assicura e che purtroppo oggi sembra essere sconosciuta ai più. Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza
a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Uno dei compiti fondamentali e illuminanti di un vescovo, di un prete, di un'intera comunità cristiana è proprio quello di portare la speranza a coloro che altrimenti sarebbero nella disperazione. Di fronte alle tragedie di tutti i giorni, non abbiamo quasi mai la facoltà di cambiare il corso degli eventi, ma abbiamo sempre la possibilità gigantesca di portare la speranza, di illuminare le persone sulla fecondità misteriosa del dolore, sulla vicinanza di Dio, sull'importanza di ogni vita, qualunque sia stato il suo tragitto, su ciò che ci attende nelle braccia della Trinità. Nella prima lettura che abbiamo ascoltato, il profeta Isaia ci ha parlato dell'opera di Dio. Egli prepara per tutti un banchetto di grasse vivande. È un'immagine che narra la positività, la gioiosità di ciò che Dio ha in mente per ciascuno di noi. Egli strapperà il velo che copre la faccia di tutti i popoli, eliminerà la morte per sempre, asciugherà le lacrime su ogni volto. Noi cristiani abbiamo nel mondo il compito di svelare il volto dei popoli, cioè di togliere quel velo che impedisce di vedere e di comprendere, aiutando tutti a leggere la storia di Dio che cammina dentro la storia degli uomini. Di tutte queste cose, Don Carlo, come familiarmente voleva essere chiamato dagli amici, è stato un grande maestro. Il suo compito, innanzitutto come teologo, poi come vescovo, è stato quello di abbeverarsi continuamente alla verità di Dio, per trasmetterla al popolo che gli era affidato, agli studenti di Milano e di Roma, ai ferraresi, ai bolognesi. Abbeverarsi a Dio ha voluto dire per lui fondamentalmente silenzio, preghiera, studio e insegnamento. Mi ricordo i primi tempi a Roma, ero sorpreso, un po' invidioso, un po' intimorito, sapendo quanto si alzava presto al mattino per pregare, e dicevo dentro di me: non sarò mai capace. La Sacra Scrittura, i padri della Chiesa, i grandi maestri della scolastica, i filosofi di ogni tempo sono stati i quattro pilastri della sua scuola. Questo è stato il fondamento su cui si è costruito tutto l'edificio del suo sapere. Dio ha donato a Don Carlo una ragione pensante di straordinaria attività e profondità. Certamente, la ragione non sarebbe bastata e si sarebbe potuta anche piegare contro se stessa. Caffarra, nel lungo esercizio del suo magistero di professore e di vescovo, ha saputo coniugare continuamente la ragione con le ragioni della fede. Ci ha mostrato i sentieri che la ragione può percorrere e quelli che solo la fede può illuminare. Spero che presto possa essere a disposizione di tanti l'enorme tesoro del suo insegnamento, anticipato quasi come un aperitivo da coloro che hanno curato il volume Prediche corte e tagliatelle lunghe. Non posso né voglio dimenticare in questo mio ricordo il dono dell'amicizia.
Don Carlo è stata veramente un'anima emiliana. Egli sapeva godere della bellezza di un testo, di un quadro, di uno spettacolo della natura, di una poesia, di un romanzo, ma soprattutto di un cibo, di una vicinanza, di un sedersi assieme a tavola, di ascoltare la musica. La sua risata, che scoppiava quasi imprevista sul suo volto pacificato e pacificante, diventava il segno del suo profondo approccio positivo all'esistenza. Non mancavano certo in lui parole e momenti di preoccupazione. Anzi, talvolta questi sembravano prendere il sopravvento e generavano in lui un ultimo abbandono a Dio, come gradino supremo della sapienza umana. Sono contento di aver conosciuto Don Carlo, di aver potuto vivere con lui tanti momenti della mia maturità e della mia incipiente vecchiaia, di essere stato testimone del suo infinito amore per la Chiesa e per il Papa. La Chiesa di Bologna ha avuto grandi padri nell'epoca a noi più vicina, oltre a Don Carlo. Voglio qui ricordare, almeno per nome, coloro che ho potuto conoscere di persona: il Cardinal Poma, Monsignor Manfredini, il Cardinal Biffi. Come ci ricorda la lettera agli Ebrei, quando si poggia su un numero così grande di testimoni, si può coraggiosamente camminare nella storia, vivendo la fecondità dell'appartenenza ecclesiale come dono di gioia e di luce a tutti gli uomini, nostri fratelli. Amen.